Salve amiche, bentrovate. Oggi iniziamo con la prima puntata di Make Up nel salotto di Claudio. Andremo a scoprire insieme tutte quelle che sono le novità sul trucco e come essere belle in qualsiasi momento della giornata. Ricordate, insieme con Claudio. La prima cosa da fare, guardiamo il nostro tipo di pelle. Cerchiamo di capire se la nostra pelle è una pelle mista, se è una pelle che ha un po' di secchezza e quindi va idratata, oppure se è una pelle particolarmente grassa e quindi ha bisogno di utilizzare un trattamento specifico. Ricordatevi che il vostro dermatologo di fiducia potrà sempre darvi un ottimo consiglio, ma è anche vero che se non riscontrate delle grosse problematiche sul vostro viso, potete tranquillamente recarvi nelle vostre profumerie di fiducia e scegliere il prodotto adatto a voi. Dopo questa piccola attenzione, ricordate di usare sempre con parsimonia, quindi piccole gocce, piccole dosi, piccole quantità. Anche le creme sempre con parsimonia, perché poi l'eccesso ovviamente vi dà quell'effetto troppo grassoso impastato sul viso. Il segreto è proprio questo, quindi detergete il viso in quanto il primo momento di bellezza della vostra pelle, del vostro viso. Dopodiché tonificatela sempre e fate in modo sì che iniziate il vostro meraviglioso rituale di trattamento di bellezza. Usate una buona crema. Dopo che avete fatto il vostro trattamento, ma soprattutto fate attenzione quando lo applicate, quindi poco e con parsimonia, lavorate anche la zona del contorno occhi. Zona particolarmente sensibile. Infatti rispondo anche ad una cliente che mi chiede sempre: ma sai, un problema, ho il contorno occhi che spesso tende a arrossirsi o a lacrimare. Cara amica, ti dico, il contorno occhi non metterlo fino alla rima ciliare, altrimenti per osmosi inizierai a lacrimare. Il contorno occhi quindi va applicato solo su questa zona qui, ok? Picchettatelo, così date anche un'attività alla microcircolazione. Fatto questo, iniziamo a lavorare sul nostro viso. Guardiamo le sopracciglia. Le sopracciglia oggi sono una parte importante del viso, perché sono quelle che ci vanno a caratterizzare, a dare armonia e quindi dare un'espressività sul nostro viso. Pensate che ne esistono di tanti generi, dalle sopracciglia dalla di gabbiano, dalle sopracciglia che ci danno un aspetto più esotico e perché no anche più glamour o anche più chic. Bene, dopo aver visto insieme questo meraviglioso trucco, cosa posso fare? Vi do appuntamento alla prossima puntata, quindi non mancate. Un bacione da Claudio, ciao!